È uscita finalmente la patch completa per Yo-Kai Watch 4. Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Per chi non lo sapesse, qualche tempo fa è stata pubblicata una prima versione per la patch di Yo-Kai Watch 4. Per i meno addetti ai lavori, Yo-Kai Watch 4 non è mai uscito al di fuori del Giappone, il che vuol dire che non esiste una traduzione ufficiale all'infuori di quella giapponese. Se vogliamo parlare invece della versione cinese che è stata rilasciata ufficialmente qualche settimana fa, mi dispiace informarvi che una traduzione esiste fin dal 2019. Però a quanto pare è stata resa ufficiale solo qualche settimana fa perché se ne sono dimenticati. Questo vuol dire che allora che il gioco esce anche da noi? No, non vuol dire niente. Ed infatti necessitiamo di una patch per godere appieno, in maniera fruibile, del gioco. Ed è qui che entra in gioco il Q-Patch Team. A marzo hanno rilasciato una prima versione completa di tutti quanti i testi che andavano a inficiare sulla storia per quanto riguarda appunto Yo-Kai Watch 4. Però a questa patch mancavano alcune grafiche, piccoli testi di NPC e a qualche cosina che andava rivista come un qualche piccolo errore di battitura, ma nulla di grave. Invece oggi andiamo a vedere come è cambiata la patch, cosa è stato aggiunto e tutti i testi di tutti quanti gli NPC sono stati tradotti. Anche la più piccola, minuscola farfallina che dice Fly è stata tradotta. Abbiamo ad esempio lo Yo-Kai Supremo Enma Oscuro. Sarà possibile affrontare e reclutare Enma Oscuro su Yo-Kai Watch 4. Abbiamo il suo appellativo e sotto il nome. Tutti i boss avranno questo stile grafico. Vediamo un altro Yo-Kai, il modello anatomico Anatomostro. Io davvero impazzisco per questo stile grafico, è bellissimo. Già nel gioco base è bello e vederlo in italiano, seppur non ufficiale, fa una certa impressione. Se invece vogliamo andare a vedere qualche boss di Blasters, comparirà più o meno così. Ora, questa è una grafica che è stata estratta direttamente dal programma che usano appunto i modder. Compare più o meno così, con Divora Spiriti scritto in questa maniera. E questo vale anche per tutti quanti gli altri boss. Potreste averli visti nei miei video di Blasters su Yo-Kai Watch 4, quindi vi siete magari già fatti un'idea. Purtroppo ci sono due Yo-Kai a cui non hanno potuto cambiare la grafica. E perché non sono possibili da cambiare? Perché non si aprono. Essenzialmente il programma dice che con queste due grafiche non lavora, perché non vanno, semplicemente non possono essere aperte e quindi non possono essere cambiate. Invece la terza e unica grafica che potrebbe davvero far storcere il naso a qualcuno è una grafica che si trova a endgame e di un boss che magari non tutti affronteranno. Si tratta di un boss che non vi spoilerò perché è davvero importante come boss, ma sappiate che la grafica non è cambiata, o meglio, non appare nel gioco. Cioè, in giapponese appare, ma quando poi vanno ad affrontare lo yokai, compare senza nome, né giapponese né italiano. La grafica c'è, sta lì, ma non compare. Non si sa perché. Queste tre grafiche, due, vabbè, di Blasters, chi affronterà Ultra Suimu e Ultra Bluetooth, se volete affrontarli ben per voi, non compare la grafica. Mentre purtroppo questo Yo-Kai post-game di una missione piuttosto particolare non compare perché non l'apre il programma. L'unica cosa sono queste tre grafiche, perché tutto il resto è tradotto. E Nate che ti dice, andiamo nel futuro a vedere cosa succede. Oppure Whisper che ti fa Whisper, e Jibayana che ti fa dammi le barrette di cioccolato, sono tradotti. Qualsiasi testo, qualsiasi dialogo è stato tradotto. E voi direte, ma quando compare uno yokai compare con la targhetta è stata tradotta? Ebbene sì, amico mio. Eccola qua, Kaira, il sovrano. E Kaira il sovrano è OP. Ma ne parleremo in un altro momento. E per i più pignoli hanno tradotto, quelli del Q-Patch, anche gli aggiornamenti. Ebbene sì, quando voi andate sulle info e volete vedere cosa è stato aggiornato, nuovi personaggi, nuovi amici yokai, è un torneo di sumo, ebbene sì, compare anche questo, hanno tradotto anche questo. Poi qui abbiamo anche Sumokai, sono state tradotte tutte quante le targhette del Sumokai, intenditore, esperto, professionista, esordiente, amatore, intenditore, e c'è anche il rango leggendario, ma quello è stato dato a un solo Yo-Kai. Insomma, amici,
tutta la grafica è pulita, tutto tradotto, ogni singolo dettaglio è stato tradotto, tutti gli oggetti, tutto, 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 aiutatemi a dire tutto. Questa patch sarà la patch definitiva, da qui in poi, se proprio dovessero uscire aggiornamenti, saranno micro aggiornamenti per errori che eventualmente segnalerà la community di Yo-Kai Watch. Magari scrivete al Q-Patch, ehi Q-Patch, qui è scritto andiamo con due D e non con una. Per esempio, ci saranno forse piccoli errori di battitura. E loro, magari, quando avranno raccolto un po' di errori, se dovessero esserci, andranno ad aggiornare la patch per evitare proprio appunto questi eventuali errori. Ad ogni modo, per questo video è tutto, andate a scaricare la patch. In descrizione trovate sia il link alla patch sia il link al mio video dove faccio vedere come installare la patch. Dove si trova il gioco? Internet. Usate Google con le vostre belle manine perché non si può divulgare. Ma se seguite le live, wink wink. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, ringrazio il Q-Patch Team per questa patch di Yo-Kai Watch 4, facciamo un po' una leccatina, e noi ci vediamo più tardi con New Super Mario Bros. Ciao!